Bentornati a Falsissimo 2.0, le vostre segnalazioni sono sempre più numerose, vi ringraziamo per la vostra presenza, la vostra partecipazione, magari qualcuno di voi un po' più intraprendente potrebbe anche intervenire in trasmissione a distanza, perché ormai si fa tutto a distanza, e raccontare in collegamento qui con me la propria esperienza, sarebbe molto interessante. Fatevi avanti, non siate timidi, don't be shy please per gli anglofoni. Google e Facebook ormai fanno parte della nostra vita quotidiana. Che cosa è successo? Finalmente, dopo mille segnalazioni, milioni di pubbliche rimostranze, miliardi di utenti in tutto il mondo che hanno segnalato che c'erano post fasulli, truffaldini, che incitavano al complottismo, che creavano allarmismo, insomma vera e propria spazzatura, ecco, di recente finalmente sia Google che Facebook hanno provveduto a fare piazza pulita e a togliere di mezzo definitivamente tutti questi post che non fanno altro che intasare la rete di immondizia, di cose assolutamente senza alcun fondamento. Anzi, più persone hanno sollecitato un ulteriore passo in avanti a che Google, Facebook, ma un po' tutti i social possano mettere un filtro a tutto ciò che viene pubblicato. Non vogliamo la macchina della verità virtuale, però insomma piacerebbe anche a me che ci fosse ad esempio mettere il proprio documento d'identità sul social prima di potervi accedere. Se non hai l'età minima stabilita dal social in questione non puoi accedere, anche per prevenire i gravi casi di pedofilia online e tutte quelle schifezze di cui purtroppo sento troppo spesso parlare. Ecco, anche per evitare questo si potrebbe imporre la propria identità digitale, di poterla verificare prima di accedere ai social. Parleremo di identità digitale tra poco. Prima però vorrei dire che mi piacerebbe assai che i filtri antitruffa venissero messi anche nella posta elettronica, perché a tantissime persone, a me anche di recente, è arrivata l'ennesima mail di phishing in cui venivo invitato a confermare alcuni miei dati. Adesso non ricordo bene nel dettaglio cosa mi venisse chiesto, comunque è una mail che mi arriva da un mittente assolutamente, almeno a me, sconosciuto. Leggiamo: la tua mail non è aggiornata nel nostro database, a luglio 2021 potresti perdere file e sospendere le email, aggiorna il tuo server di database per continuare a visualizzare i nostri servizi, valido ora. Ecco, quel testo sottolineato è il famoso click da non cliccare. Ecco, vedete, io ho visto questa mail, ho fatto lo screenshot giusto per la trasmissione e l'ho eliminata senza nemmeno andare a cliccare. Altrettanto dovete fare voi, d'accordo? Quindi auspico che anche per quanto riguarda la posta elettronica possano al più presto essere messi i dovuti filtri antitruffa. Tornando all'identità digitale e a Facebook in particolare, voglio dire che dovrebbe fare di più Facebook. Perché? Perché è successo ancora di recente che troppi post creati dai trolls, i trolls sono quegli esperti del web che si appropriano della nostra identità e la sfruttano per i propri scopi. Recenti, vi faccio vedere alcuni esempi, coinvolgevano nomi noti e invitavano i propri amici, perché questi post sono arrivati anche a me da profili di miei amici e pare proprio che siano loro ad inviarmi questi post assolutamente falsi, ed è facile cascarci, anche perché in alcuni hanno fatto un passo in avanti questi trolls e hanno messo anche un post immediatamente sotto al primo che ci arriva, sempre a nome del nostro amico, che in realtà non c'entra nulla e più delle volte è inconsapevole di tutto, e si scusa addirittura per il disturbo e ci invita comunque ad andare a vedere ciò che ci è stato inviato. Io ho provato, non avendo un server protetto, a fare un primo passo in avanti
e praticamente mi è comparsa una schermata in cui si iniziava a raccontarmi come questo personaggio noto avesse realizzato un sacco di soldi approfittando di questa fantastica opportunità in realtà inesistente, e lì mi sono fermato perché, ripeto, non avendo un server protetto non ho voluto mettere a repentaglio la mia connessione, la mia identità digitale e i miei dati personali, cosa che invito anche voi a fare. Io come mi regolo? Quando mi arriva un post, insomma un po' strano, a nome di Mario Rossi, e Mario Rossi è un mio amico su Facebook, non faccio altro che scrivere a Mario Rossi: Mario, mi hai mandato tu questa cosa? Se mi dice di sì, magari posso andare avanti, sempre con le dovute cautele perché online non si sa mai. Ma se mi risponde no, non sono stato io, ecco, cancello il post che mi è arrivato, ed è sempre cosa buona e giusta segnalare alla polizia postale, che è sempre allerta, ma se noi diamo una mano assolutamente male non fa, ok? Detto ciò, l'invito all'attenzione quando si naviga sulla rete rimane sempre più che valido, occhi e orecchi sempre aperti, segnalate alla polizia postale anzitutto, e se vi va anche a noi, così ne parliamo, così come abbiamo fatto oggi, ok? A presto!